Ciao amici blucerchiati, si ferma la striscia positiva della Samp, battuta 2-0 in casa contro la Juve in una sconfitta che potevamo anche mettere in preventivo, una prestazione comunque secondo me sufficiente che ha avuto il merito di tenere la partita aperta praticamente fino alla fine ed è una costante della Sampdoria sotto la gestione Ranieri. Raramente facciamo delle figuracce, raramente il punteggio si allarga in favore degli avversari. Se vogliamo trovare un difetto, e l'ha trovato, l'ha ammesso anche lo stesso allenatore della Sampdoria al termine della partita, raramente siamo riusciti, anzi quasi mai, a impensierire la Juventus, anche in una fase nel secondo tempo in cui la squadra di Pirlo si era abbassata e i presupposti per andare a fare male potevano esserci. Abbiamo semplicemente fatto fare un figurone alla fase difensiva, alla difesa della Juve e soprattutto a un gigantesco Giorgio Chiellini, migliore in campo a mio giudizio di tutti i 22 più i sostituti che sono scesi sul prato del Ferraris. Andiamo a vedere invece le prestazioni dei nostri singoli, partendo dall'ex di giornata Emi Laudero, che non è stato particolarmente impegnato, e anche questo è un segnale di come la Juventus non ci abbia messo particolarmente in difficoltà con i suoi giocatori offensivi. Giocavano Ronaldo, Morata, Chiesa, McKennie, quindi c'era di che preoccuparsi. La difesa ha retto bene, capitolando solo nell'occasione del gol e poi nel contropiede nel finale. La squadra però decisamente sbilanciata. Audero 6 ha dovuto fare una sola parata non difficilissima sul tiro da fuori di Ronaldo, che era uscito abbastanza centrale. C'era però la sporcatura di Colley a renderlo un po' più insidioso. Bravo Audero a mettere in calcio d'angolo, poi bravo in un'altra circostanza in cui non ha parato, ma è stato molto attento, solido e reattivo nel mano a mano, come si dice nel calcio sudamericano, cioè nella situazione in cui si è presentato Ronaldo da solo davanti a lui. E Audero è stato bravo ad accompagnarlo verso l'esterno, chiudergli la porta, costringerlo al tiro che è finito in gradinata. Difesa, come dicevamo, che non ha sfigurato. Partiamo da Bartosz Berezinski, che all'alba della partita ha creato con una bella azione personale, saltando Danilo. Una delle pochissime occasioni in cui abbiamo preoccupato la Juve, il cross dal fondo poi ha generato il tiro al volo di Adrien Silva. Per il resto, una prestazione in cui forse gli si può imputare qualche colpa sul gol della Juve perché Chiesa gli sfreccia davanti, ma non è una situazione facile da leggere, anche perché la Sampdoria era un po' sbilanciata, ha perso palla in uscita dall'altra parte con Keita che se l'è fatto rubare da Cuadrado, Chiesa che è partito in quella ripartenza della Juve, accoppiato con Candreva, che giustamente l'ha lasciato andare, si è buttato nello spazio tra Yoshida e Beregiski. Certo, ci è andato molto convinto Chiesa e ci è arrivato un po' tardi Beregiski, ma non mi sento di dargli particolari colpe per quell'episodio. Invece non mi piace, secondo me è stato un difetto, il difetto principale dal punto di vista offensivo della Samp, l'intesa che ancora non c'è tra Beregiski e Candreva quando c'è da attaccare su quel lato. Spesso non hanno le distanze giuste quando il pallone sta da quella parte, si pestano i piedi, le sovrapposizioni di Beregiski sono a volte un po' troppo scolastiche, gli passa intorno ma non lo fa con i tempi giusti, sono dettagli, la prestazione, ripeto, è sufficiente, ma secondo me si può migliorare, si può lavorare su questo aspetto. Due migliori in campo, tutti e due per quanto riguarda la Sampdoria nel reparto arretrato. Uno è Yoshida, sicuramente 7 per il Samurai che fa un figurone. Le statistiche di questa partita sono impressionanti, mi aveva dato già una buona impressione al termine del match, ma guardando i numeri vedo che ha vinto tutti i duelli difensivi che ha ingaggiato, 7 su 7, e i clienti erano Morata e Ronaldo, quindi da non sottovalutare. Fotografia della sua partita, il suo recupero alla disperata sul portoghese lanciato in un'altra occasione a tu per tu con Audero, ha rischiato tutto, è andato all in. Yoshida ha preso il pallone, ha sventato quel tipo di minaccia, è stato anche molto molto preciso negli appoggi, 30 passaggi giusti sui 32 tentati, e forse è stato anche agevolato, favorito da questa strana disposizione iniziale scelta da Ranieri con un 5-3-2 in cui il difensore centrale dei 5 lo faceva Albin Ekdal, che si alternava nella copertura ma difensivamente di fatto faceva il centrale. Infatti tante volte è andato lo svedese, e passiamo a parlare dell'ex giocatore di Cagliari e Bologna a cui diamo 6, è una buona partita quella dello svedese,
andava a leggere e a contenere gli inserimenti di Morata, quindi di fatto faceva il difensore. Ekdal poi aveva la facoltà di alzarsi un po' quando c'era da impostare l'azione ed è stata una soluzione interessante che ha portato buoni risultati nel primo tempo. Ekdal peraltro precisissimo, 100% di passaggi portati a termine correttamente, una palla persa grave alla mezz'ora del primo tempo, quella che gli costa l'ammonizione, quando non si accorge che c'è Bentancur che lo sta pressando. Ekdal scopre il pallone, Bentancur gli passa davanti, rischia tanto Ekdal perché Bentancur poteva andare in porta, giusta l'ammonizione, il rosso sarebbe stato eccessivo. Fa una bella figura anche Omar Colley, 6 e mezzo, un po' meno dominante di Yoshida, un po' meno appariscente, ma comunque anche lui non naufraga sotto gli attacchi della Juve, lui che doveva soprattutto controllare Morata, che fa l'assist del gol di Chiesa, ma come detto è una situazione in cui la difesa si è trovata un po' esposta e quindi secondo me c'è più bravura dei giocatori della Juve che colpe nella difesa della Samp, doveva anche controllare gli inserimenti di McKennie, molto temuto da questo punto di vista, e direi che ha retto così come ha retto ed è il migliore in campo Tommaso Augello, che ha fatto una partita difensivamente perfetta, splendida in quello che noi spesso consideriamo come tallone d'Achille del terzino sinistro 26enne, anche qua numeri molto interessanti. Ha vinto 5 duelli aerei sui 5 che ha ingaggiato e lo ha fatto per 2 volte con Chiellini che era venuto a saltare nell'area della Sampdoria. Quindi assolutamente non banale. In uno di questi duelli aerei si prende anche la brutta capocciata con Cuadrado, 9 punti di sutura per Tommaso Augello, ma anche questo è un segnale di come sia stata una partita di grande applicazione, di grande attenzione e anche coraggio, perché andare a saltare su quella palla che arrivava da un cambio gioco di Yoshida, se non sbaglio, con Cuadrado che l'aveva letta e stava arrivando a tutta velocità, insomma, è assolutamente da sottolineare. Bravo Tommaso Augello. Passiamo al centrocampo. Detto già anticipato il discorso relativo ad Antonio Candreva, che secondo me è stato il peggiore, il meno brillante, diciamo, della Samp vista contro la Juve, 5 per Antonio Candreva, che appunto abbiamo detto di come non sia ancora rodato con Beresinski, perde 15 palloni, tenta 11 cross, nessuno di questi raggiunge giocatori blucerchiati dentro l'area, ovviamente crossare contro la Juve. Soprattutto se hai 2 punte non esattamente dominanti dal punto di vista della struttura fisica, come Keita e Quagliarella, rispetto a Bonucci e Chiellini, che invece hanno giganteggiato, è stata una soluzione che non ha pagato. Candreva, insomma, l'abbiamo visto meglio in altre situazioni. Chiaramente ha sempre il merito di prendersi le responsabilità di tentare la soluzione, a volte però esagera, e questa occasione è stata una di quelle partite in cui Candreva non ha brillato. Invece ha tenuto la barra dritta Adrian Silva, che insieme a Ekdal rappresentava l'asse di costruzione, soprattutto nel primo tempo. Non è naufragato neanche lui sotto il palleggio, a volte ipnotico, della Juve. È stato abbastanza lucido in impostazione, senza particolari picchi. Quindi è una partita da 6, da sufficienza, che però dà continuità alle prestazioni del portoghese nato in Francia. Un po' più in difficoltà Morten Thorsby, che per la seconda partita consecutiva parte da centrocampista spostato come interno di sinistra, solita prestazione in cui corre più di tutti, 13 km oggi addirittura, è tra l'altro un po' cambiata con il cambiamento degli interpreti in attacco della Sampdoria, anche il suo ruolo dal punto di vista offensivo. Se vi ricordate, fino a qualche tempo fa, quasi il nostro schema principale era la palla lunga per lo stacco di Thorsby. Adesso questa cosa avviene meno ed è un bene, secondo me, per la Sampdoria. Secondo me lui però fa insomma un po' di difficoltà in questo ruolo di mezzala sinistra quando c'è da attaccare e quando c'è da giocare palla a terra, magari per provare ad innescare le punte. Punte che sono state, come detto, Quagliarella e Keita, 5 e mezzo ad entrambi. Partiamo dal capitano e intanto auguri per i 38 anni di Fabio Quagliarella, che comunque quest'anno noi possiamo discutere quanto vogliamo perché ci piace parlare di Sampdoria, ma rispetto e l'ammirazione, la gratitudine per questo giocatore rimangono e sono incontestabili per le pagine di storia che Fabio Quagliarella ha scritto in questi ultimi 5 anni con la maglia della Sampdoria e anche nella sua prima stagione in blucerchiato ormai 15 anni fa. Quindi grazie a Fabio Quagliarella che ieri comunque è riuscito a creare l'unica occasione vera e propria, dimostrando ancora come le sue caratteristiche principali siano vive, cioè riesce a smarcarsi in area, sfuggire per una volta alla marcatura, prepararsi la conclusione
che effettua alla grande con il sinistro quasi di controbalzo. Anche qui ci vuole un Chiellini strepitoso per cancellargliela, ma insomma, per il resto è una partita in cui Quagliarella prova a resistere alla fisicità della Juventus, ma anche qui, come detto per gli attaccanti della Juve, merito ai difensori della Juve che sono stati superiori, punto. Partita anche discreta, ma non abbastanza per Keita Baldé, che però mi fa piacere che ormai stia diventando un punto fisso e abbia continuità nelle prestazioni della Sampdoria. È riuscito in un po' di occasioni a crearsi i presupposti per attaccare fronte alla porta, la difesa della Juve. Gli è mancata però la scelta giusta, la scintilla per generare l'occasione per sé o per i compagni. Speriamo di rivederlo ancora, in gol. Comunque, non è riuscito a fare male. Keita, Baldé non sono riusciti a incidere i cambi che singolarmente non hanno fatto grandi cose. In realtà le sostituzioni hanno dato un po' di linfa nuova alla Samp nel tentativo di allestire una reazione, una rimonta nel secondo tempo. La rimonta non è arrivata. Comunque sono entrati Gaston Ramirez, che secondo me è da 6 perché un pochino ha provato a metterci del suo, in realtà ha portato a casa soltanto un calcio di punizione con la palla rubata in pressione su Alexandro. È entrato Torregrossa, 5 e mezzo, per l'attaccante siciliano che è stato messo in campo con la direttiva, evidentemente, di andare a lottare sulle palle alte che arrivavano dalla difesa e andare a fare sportellate con la retroguardia della Juve. Ecco, fare sportellate con Chiellini non è esattamente la cosa più facile al mondo, e Torregrossa non è riuscito a creare grattacapi alla difesa della Juve. Non era neanche la partita di Mikkel Damsgaard, che è entrato nel secondo tempo 5 e mezzo anche per il danese, campo pesante, difensori giganteschi che lo hanno spesso sovrastato. Non è riuscito a mettere in mostra il suo campionario di dribbling e giocate di grande tecnica. Non ha proprio neanche avuto il tempo di entrare sostanzialmente nella partita, Jakub Jankto, a cui non diamo voto. E chiudiamo con la valutazione di mister Ranieri. Sufficiente, secondo me, per me è da 6, è una prestazione che è stata ben fotografata anche dal mister nel post partita. Secondo me, io mi prendo le cose buone di questa partita, cioè una difesa che non ha sofferto rispetto alle bocche da fuoco che ha la Juventus in attacco. Siamo stati in partita per gran parte del match, l'abbiamo tenuta aperta fino alla fine. Ovvio, difetto, grande, non abbiamo mai fatto lavorare Szczęsny, e questa è stata sicuramente una mancanza. I motivi li abbiamo detti: una grande difesa della Juve, una fascia destra dove spesso andavamo a incastrare la manovra con le azioni di Candreva, e quindi si poteva fare meglio, ma insomma la continuità di prestazioni c'è, e adesso arriva tutt'altro avversario in una partita che sarà però ugualmente difficile, cioè il Benevento di Filippo Inzaghi, che arriva dalla trasferta di San Siro con 4 gol sul groppone. Aspetto i vostri commenti qui sotto. Grazie a tutti e ci sentiamo presto. Ciao!